Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Maria è veramente la figlia più riuscita del Padre, la madre del Salvatore, la sposa dello Spirito, è la donna per eccellenza. La volta scorsa abbiamo visto che è la discepola fedele, la donna del sì, la donna dell'ecco. E allora non può che essere la donna della gioia. La gioia caratterizza tutta la sua vita. Quando all'annunciazione l'angelo la saluta, noi diciamo la preghiera dell'Ave Maria, che è proprio il saluto dell'angelo, ma i teologi e gli esegeti dicono che il saluto dell'angelo è gioisci Maria, non è un semplice ave come un saluto un po' formale, ma gioisci. E quindi Maria si relaziona a Dio attraverso l'angelo, immersa nella gioia. Maria porta col suo sì questa gioia nella sua carne, fa felice Giuseppe, che è felice sposo accanto a lei, fa felici i pastori quando dicono: abbiamo sentito di gioire, gli angeli ci hanno detto di venire a vedere questo bambino che c'è nato. Fa felici i magi che dopo un itinerario di luce arrivano a contemplare la luce fatta persona, il Salvatore di tutta l'umanità. Fa felice Elisabetta. Elisabetta dice: nel mio grembo ha danzato di gioia il mio bimbo, perché Maria è la donna della gioia e porta la gioia. In tutto il messaggio di Cristo nella vita pubblica, Gesù parla di gioia nelle beatitudini. Beati vuol dire proprio felici, gioiosi. E Maria è veramente la donna delle beatitudini. Povera di sé e ricca solo di Dio. Mite, afflitta certo, ma sapendo che il dolore porta alla salvezza, alla redenzione. Misericordiosa, è veramente la donna della gioia e della beatitudine. Ma soprattutto Maria, con risorta col figlio, porta la gioia della vita nuova e della risurrezione. È veramente colei che ha fatto sorridere di nuovo l'umanità schiava del peccato, perché ci ha donato suo figlio e l'umanità torna a gioire. È bello il commento di San Bernardo che dice, contemplando Maria che riceve dall'angelo la proposta di Dio: non tardare a dire di sì, Maria, riempi di gioia il creato, tutte le creature aspettano il tuo sì per essere riempiti di gioia. Concludiamo proprio con San Bernardo, che ci ha lasciato una preghiera meravigliosa. Ricordati Maria, memorare, dice così: ricordati, o Pissima Vergine Maria, che non si è mai sentito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, a te vengo. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.